Do subito la parola al giudice Bronzini che tratterà il tema del dialogo tra le corti, appunto della legislazione comunitaria. Grazie moltissimo per l'invito su questo tema che io ritengo sia cruciale anche per la tenuta sociale di questo Paese. E premetto che farò un discorso più generale, in quanto poi la Cassazione certamente si dovrà trovare anche a decidere su, in concreto su molte controversie attinenti alla situazione dei precari pubblici, quindi non vorrei anticipare, diciamo, il mio parere su questioni che poi dovrò trattare dal punto di vista dell'attività quotidiana di lavoro. Vorrei fare un discorso generale dal punto di vista giuridico istituzionale e costituzionale, per poi arrivare sul tema che oggi ci occupa, a dare qualche valutazione sul progetto di legge che oggi ci vede raccolti in convegno. E dico subito che condivido quanto ha già detto il mio amico Paolo Coppola nel merito, nel senso che si tratta di un'iniziativa legislativa apprezzabile, significativa, razionale, cerca di affrontare in una logica di leale cooperazione anche con l'Unione Europea le indicazioni che ci provengono dall'Unione, dando, diciamo, delle fondamentali garanzie ai lavoratori che oggi sono riconosciute simbolicamente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, più nota come Carta di Nizza. Allora, io vorrei partire da queste due considerazioni. Oggi è estremamente diffusa, anche tra gli studiosi, anche tra i giudici, anche tra gli operatori del diritto e comunque a livello politico, anche nei media, una doppia convinzione. La prima convinzione è che le tutele europee siano poco significative dal punto di vista sociale, cioè noi vediamo la Corte di Giustizia che a maggio ha emanato questa sensazionale sentenza nei confronti di Google, cioè il padrone, i nuovi padroni del mondo, costringendo questa società a mettere su internet un modulo per cui tutti i cittadini possono chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano, però è diffusa la convinzione perché in campo sociale questo tipo di incisione diretta degli ordinamenti interni nella vita dei cittadini europei sia meno efficiente, perché si dice che l'Europa sociale è incompiuta, è inefficace, è ancora tutta da costruire, non c'è un governo dell'economia sociale, fiscale e di politica economica dell'Unione Europea. A questa convinzione molto diffusa viene aggiunta una specie di corollario, l'ulteriore tesi per cui i messaggi che ci vengono dall'Europa, anche simbolici ma anche le indicazioni, sono tutte nel senso della flessibilità e siano messaggi che in linguaggio corrente vengono definiti di deregulation o liberisti. Ecco, quello che cercherò molto brevemente di argomentare è che questa seconda convenzione è totalmente falsa e fa parte del gioco che gli Stati fanno dello scaricabarile nei confronti dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è vero che ancora prevede un concorso cruciale degli Stati nel determinare le linee guida delle politiche economiche e anche di orientamento nella politica generale dell'Unione Europea, e che quindi gli Stati tendono a scaricare sull'Europa scelte che invece concorrono essi stessi ad affermare, o a scaricare sull'Europa scelte di tipo liberista che invece sono compiute in aperto dissenso con l'indicazione europea invece a livello nazionale. Mentre in parte è certamente giusta la prima osservazione, cioè vorremmo un'Europa sociale più forte, vorremmo un intervento diretto degli organi europei che ad esempio assicurino a tutti un reddito minimo garantito con fondi europei, una tutela unitaria del rischio di disoccupazione,
vorremmo un sistema di formazione permanente e continuo, assicurato e controllato, diciamo la verità, a livello europeo in modo più efficace di quanto non avvenga adesso, vorremmo un salario minimo europeo, tutte queste cose non le abbiamo ed è giusto, almeno dal mio punto di vista, combattere perché si realizzino questi significativi passi in avanti, ma questa inadeguatezza non riguarda assolutamente il tema che ci vede oggi a convegno, perché in materia di contratti a termine e di caratteristiche che deve avere l'occupazione in campo europeo, l'intervento europeo sovranazionale è forte e chiaro e lo è fin dall'emanazione delle direttive e comunque lo è nel quadro di un rafforzamento delle competenze sociali dell'Europa che è ormai data da più di 10 anni e che in questi campi appunto ha raggiunto un livello di adeguatezza sufficiente a prospettare delle tutele anche in campo interno. Allora, un breve flash, fin al momento dell'approvazione del trattato di Amsterdam, stiamo parlando di un trattato del 1997 che poi è diventato efficace nel 1999, le competenze sociali dell'Unione erano sostanzialmente sconosciute, tranne alcune sparute competenze in materia di discriminazione parità uomo-donna, diciamo sostanzialmente erano limitate a questa. Con il trattato, forse c'è un altro, forse perché è aperto il tuo. Ecco. Allora. Va bene. No, adesso mi sembra che non ci sia. È acceso. Però acceso su De Michele, quindi lo sento bene. Dicevo, fino al trattato di Amsterdam, con il trattato di Amsterdam, invece viene costruito un importante zoccolo sociale europeo, perché si crea quello che adesso è il decimo, però all'epoca era il nono capitolo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce delle competenze in materia occupazionale. Non solo, ma abbiamo un articolo che attualmente è il 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione, assegna all'Europa un ampio spettro di competenze in materia sociale che è molto molto vasto. Il fatto che gli Stati dell'Unione non abbiano esercitato queste loro competenze non toglie che in astratto, anche con dei quorum rappresentativi che poi il successivo trattato di Lisbona e prima ancora quello di Nizza hanno ulteriormente abbassato, possono intervenire in maniera tutto sommato agile e con effetti di ricaduta apprezzabili negli ordinamenti interni. Ad esempio c'è una norma che prevede che l'Unione Europea possa adottare una direttiva sul reddito minimo garantito, il 153 lettera F, anche con maggioranza semplice, non è mai stata utilizzata questa norma, però questa norma renderebbe possibile un intervento assai efficace, anche se certamente non con risorse europee, visto che purtroppo abbiamo un bilancio europeo ancora all'1%. Ma con il trattato di Amsterdam e successivamente con il trattato di Nizza è stata lanciata in Europa un'operazione molto innovativa dal punto di vista istituzionale, è stato lanciato il cosiddetto metodo aperto di coordinamento, per cui anche al di fuori del rispetto o fascio di competenze che direttamente l'Unione può adottare, è stato inaugurato un sistema di consultazione, confronto, comunicazione fra Stati e Unione Europea per determinare, tenuto presente gli obiettivi di lungo periodo che Europa e Stati concordamente dichiaravano necessario raggiungere e perseguire, o comunque approssimarsi al raggiungimento di quegli obiettivi, questo meccanismo di consultazione e verifica reciproca doveva portare alla selezione delle cosiddette migliori pratiche, cioè gli Stati certamente conservano in numerosi campi la loro discrezionalità, la loro competenza normativa, ma devono tutti comunque convergere verso l'adozione di
pratiche che si rivelano più efficaci non solo dal punto di vista della produttività, della competitività dei singoli paesi, ma anche dal punto di vista della tutela dei diritti sociali e del mantenimento della coesione sociale. Ora, questo è ancora più importante delle originarie competenze che il Trattato di Amsterdam rendeva possibile in capo all'Unione Europea. Perché? Perché ha dimostrato in concreto che i paesi che hanno le migliori pratiche sono quei paesi che non consentono ai soggetti di avere più di tanto di rapporti precari, che tendono a promuovere il capitale umano, tendono a valorizzare la persona. Si è parlato a questo proposito di una concezione umanista del diritto del lavoro europeo che protegge gli individui, certamente considera la possibilità di rapporti anche più flessibili di quelli tradizionalmente stabilizzatosi nel dopoguerra, ma anche e soprattutto nell'interesse del lavoratore, perché la flessibilità non è solo un'aspirazione del datore di lavoro per sopperire a momentanei problemi di produttività, di delocalizzazione, ma è nella visione dell'open method of coordination, che poi si è tramutato nella cosiddetta strategia di Lisbona, è anche un'aspirazione dell'individuo che può, ad esempio, combinare provvisoriamente esigenze di studio, lavoro, formazione, con esigenze di studio, di formazione, con esigenze di lavoro. Allora, questo insieme gigantesco, storicamente innovativo, qualcosa che effettivamente l'Europa ha avuto a confronto degli altri continenti, degli altri settori, degli altri stati e delle altre organizzazioni statuali, ha consentito finalmente nel 2007 di varare la formula europea che riguarda l'occupazione, che è la famosa formula della flexibility. Purtroppo c'è questa traduzione italiana di flessicurezza che qui evideremo perché è una botta piuttosto sensibile allo stomaco, diciamo. Che cosa ci dice la flessibilità? Ci dice in sostanza che è possibile la flessibilità, però a patto di mantenere la sicurezza sociale ed esistenziale dei lavoratori. Quindi la flessibilità in chiave europea è, diciamo, assicurata attraverso diritti che in Italia non esistono, questo lo dobbiamo dire. Cioè, si potrebbe anche ammettere una relativa flessibilità nel mercato del lavoro, ma solo se, seguendo i principi comuni di flexibility che sono stati varati nel 2007 con il consenso unanime di tutti gli stati, compreso il nostro, compreso la Spagna, il Portogallo e la Grecia, cioè i paesi del default, se esistessero delle garanzie di base che fortificano, valorizzano il capitale umano anche quando non lavoro, anche quando ho rapporti precari. Il reddito minimo garantito, l'Italia e la Grecia ne sono privi e non c'è nessuna attualmente spazio purtroppo per rompere questa scandalosa situazione che connota esclusivamente il nostro paese e un paese, tra l'altro la Grecia lo sta anche adottando, rimarremo, diciamo, le pecore nere e basta. Una formazione permanente e continua di questo, degna di questo nome, cioè che effettivamente faccia, diciamo, accedere il lavoratore all'occupazione che desidera, alle aspirazioni che ha sempre mantenuto, sia una formazione coerente con il proprio bagaglio professionale e con le proprie aspirazioni individuali, e un accesso gratuito, come dice la Carta di Nizza, a uffici pubblici in grado di reinserire il lavoratore in brevissimo tempo, magari più formato e più attrezzato professionalmente, in un altro lavoro. In Danimarca i contratti, in genere il licenziamento più, diciamo, permissivo di quanto non avvenga in questo paese, non c'è una legislazione interna di particolare contrasto di lavoratori del lavoro a termine, però in Danimarca si ottiene un lavoro entro 15 giorni, perché gli uffici pubblici ti prendono in consegna, ti nominano un tutor e soprattutto al soggetto viene garantito un reddito minimo garantito di oltre 1000 euro. Sono, quindi, è un panorama completamente diverso dal panorama italiano. L'Italia non può fare attualmente la flexibility perché i propri sistemi pubblici di protezione, di affiancamento del lavoratore in difficoltà sono inesistenti. Vi dico solo un dato: gli addetti ai servizi pubblici di collocamento della città di Berlino, della sua città di Berlino,
sono lo stesso numero dei nostri addetti alle, un tempo c'era un ufficio di lavoro, adesso sono dei massacarte che si chiamano in un altro modo ma che svolgono la stessa cosa. Quindi, esatto, c'entri, non li volevo chiamare per, diciamo, decenza, diciamo. Allora, la flexicurity italiana è stata, diciamo, attuata esclusivamente per quanto riguarda il termine primo termine, la flessibilità del rapporto di lavoro, che è stata, diciamo, aperta in una dimensione abnorme la possibilità di fare ricorsi, di fare contratti atipici e comunque fuori da rapporti stabili, quindi in grado di dare un reddito adeguato e continuo alle persone che lavorano, ma non è stato fatto sostanzialmente niente dal punto di vista della sicurezza, appunto, reddito minimo niente, formazione permanente e continua serve un meccanismo, l'ha scritto Boeri, io non lo condivido, e comunque mi, diciamo, affermo all'autorità di Boeri, per cui dice che i servizi di formazione permanente e continua non sono altro che un meccanismo subito per attirare fondi comunitari, quindi alleggerire poi gli enti pubblici dal carico per sostenere, diciamo, dei corsi di formazione che sono sostanzialmente inesistenti, i nostri uffici pubblici purtroppo versano nello Stato, tutti versano. E questo rende, diciamo, drammatico il problema di cui oggi parliamo, perché oggi una garanzia del diritto delle persone a avere un'esistenza libera e dignitosa, che in astratto può essere realizzato anche attraverso un reddito minimo, può essere realizzato attraverso un'indennità di disoccupazione degna di questo nome, può essere realizzato attraverso un sistema di servizi pubblici che in breve periodo di tempo rialocano i soggetti nell'occupazione che effettivamente sono compatibili anche con il proprio bagaglio professionale, non esiste, esiste solo un gigantesco problema di precariato che chiaramente va risolto per dare, diciamo, soddisfazione e coerenza non solo ai nostri principi costituzionali interni, ma anche ai principi di carattere sovranazionale. Ora, le cose, le novità introdotte nel Trattato di Amsterdam, ulteriore, anche se forse insufficiente, diciamo, passo in avanti con il Trattato di Lisbona, perché il Trattato di Lisbona non ha cambiato grosso modo la sfera di competenze dell'Unione Europea, però ha chiaramente affermato, riscrivendo gli obiettivi e i valori dell'Unione, ha chiaramente affermato che, diciamo, una buona e giusta occupazione, il modello sociale di mercato europeo, la solidarietà, l'uguaglianza sono valori e obiettivi dell'Unione che devono essere salvaguardati. Alla luce del Trattato di Lisbona si è anche compiuto una sorta di rivoluzione silenziosa, per cui la materia sociale è stata considerata una materia condivisa a questo punto tra l'Unione e gli Stati membri, ma è stato aggiunto all'articolo 2, capoverso, questa norma che secondo me è cruciale. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tali settori. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non esercita la propria. Ora, nel caso dei contratti a termine, l'Unione ha esercitato la propria competenza. Quindi la competenza condivisa fa sì che questo è un errore. Qui hanno già parlato i relatori che mi hanno preceduto, che compiono sistematicamente professori, avvocati e magistrati, di considerare ancora il contesto, un contesto italiano integrato da norme europee. No, ai sensi dell'articolo 2 questo è un contesto europeo in cui la legislazione di attuazione italiana è solo uno zoccolo che deve essere però adeguato alla base in cui si inserisce questo zoccolo per attuare una competenza che a questo punto è una competenza esercitata e che radica in sede dell'Unione non solo obiettivi, risultati eccetera, ma anche gli strumenti che appunto sono essenzialmente gli strumenti europei. Concludo su questo e poi arrivo, diciamo, a una valutazione del progetto di legge che ci riguarda. Dopo il Trattato di Lisbona tutti gli atti di indirizzo dell'Unione Europea hanno, anche alla luce appunto delle norme, dei valori, dei principi
stabiliti in sede del nuovo trattato, ribadito la necessità di una lotta alla segmentazione del mercato del lavoro. Con questa parola, forse può essere poco comunicativa, ma è decifrabile, l'Unione Europea intende combattere in radice la ripartizione del mercato del lavoro in stabili, precari, saltuari, in una miriade balcanizzata di contratti a termine. Questo è stato ribadito in tutte le salse da parte di tutti i consigli europei che si sono succeduti dal momento in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Ma da questo punto di vista abbiamo anche una rivoluzione forse non così eclatante come quella dell'articolo 2, però significativa, perché voi sapete che il sistema di governance europeo, cioè di controllo anche in politica sociale, che gli organi sovranazionali esercitano nel momento in cui si fanno le varie finanziarie, è stato enormemente rafforzato nel momento della crisi. Abbiamo visto il semestre europeo, abbiamo visto che ad aprile abbiamo dovuto anticipare la nostra finanziaria, è arrivata una prima comunicazione, abbiamo rispondere, è arrivata una seconda comunicazione. Bene, questo sistema di valutazione della competitività anche dal punto di vista della crescita e dello sviluppo degli stati è stata, diciamo, integrata, perché questa valutazione avviene sulla base di indici, è stata integrata con l'introduzione di indici di carattere sociale. Cioè la Commissione d'ora in poi valuta gli stati non solo se hanno un certo numero di occupati, oppure se realizzano dal punto di vista del deficit, dal punto di vista dei conti pubblici, eccetera, ma deve anche valutare gli stati dal punto di vista della segmentazione del loro mercato del lavoro, cioè il fatto che esista un mercato del lavoro interno squilibrato dal punto di vista di un precariato permanente è ritenuto un fattore disgregativo, potenzialmente disgregativo della coesione sociale interna e quindi potenzialmente un fattore di distruttivo delle capacità di crescita e sviluppo del singolo paese, quindi può essere soggetto a può essere l'elemento sulla cui base si fanno raccomandazioni agli stati interni. E quindi veniamo qui alla famosa favola per cui la lettera di Draghi, di Trichet e anche le attuali raccomandazioni dell'Unione Europea avrebbero chiesto all'Italia una maggiore flessibilità, avrebbero chiesto di incrementare i lavori a termine. Guardate che non è così. Nella lettera di Draghi e Trichet, mi pare al punto 49, si ribadisce che il mercato del lavoro italiano non può essere soggetto a questo tipo di segmentazione. Si dice in sostanza, non si chiede affatto di incrementare la flessibilità in uscita, si chiede di dare norme uniformi che consentono ai lavoratori italiani di avere delle protezioni di carattere universalistiche adeguate, allo scopo di combattere la segmentazione del mercato del lavoro. E questo c'è scritto anche nelle raccomandazioni, quelle di 2 mesi fa, della Commissione all'Italia, in cui si ribadiscono le famose 2 carenze italiane, la segmentazione del mercato del lavoro e la mancanza di ammortizzatori sociali di carattere universalistico a carattere inclusivo. Io non voglio fare discorsi direttamente politici, ma ho l'impressione che la promessa riforma dell'indennità di disoccupazione in modo che sia più inclusivo non sia sufficiente a realizzare questa richiesta degli organi sovranazionali. L'altra svolta che abbiamo avuto con Lisbona, ma già chi mi ha preceduto l'ha evidenziata, è l'introduzione con valore, diciamo, la conferita obbligatorietà alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che contempla tutta una serie di norme potenzialmente applicabile al lavoro a termine, al lavoro determinato, in primo luogo l'articolo 31 che è già stato chiamato in qualche sentenza e in qualche conclusione dell'Avvocato Generale, il diritto a condizioni di lavoro eque e giuste. Adesso, senza soffermarci sulla Carta di Nizza, però noi dobbiamo dire che dal punto di vista storico la Carta di Nizza ha intensificato quello che è già stato definito come il dialogo tra le corti, che l'esistenza di un Bill of Rights europeo, al di là se immediatamente applicabile, richiamabile, indirettamente reclamabile, eccetera, fa sì che gli organi interni, giurisdizionali interni, anche quelli superiori e gli organi
dell'Unione Europea, addirittura la Corte di Strasburgo, vengano sempre più avvinti in una, un ius dicere, in una deliberazione collettiva multilivello del livello del contenuto dei diritti fondamentali, che a questo punto viene determinato su base complessiva. Non è certamente un caso che le corti costituzionali, che prima non collaboravano con la Carta di Giustizia, con la Corte di Giustizia, dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali, quindi la possibilità per la Corte di Giustizia di entrare sempre più direttamente nel vivo degli ordinamenti interni attraverso un Bill of Rights che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, abbiano cominciato a collaborare. L'ha fatto la Corte italiana, l'ha fatto la Corte tedesca, l'ha fatto la Corte francese, l'ha fatto la Corte belga, eccetera, per cui non c'è nessuna più corte costituzionale che si neghi a questo dialogo tra le corti. Da questo punto di vista, questa intensificazione del dialogo delle corti porta necessariamente a prendere sempre più sul serio quella giurisprudenza già esaminata nel dettaglio da chi mi ha preceduto della Corte di Giustizia sui contratti interni. Cioè, ormai questa giurisprudenza deve sempre di più essere recepita negli ordinamenti interni, perché in qualche modo è collegata in un contesto di osmosi e di dialogo costituzionale che è andato moltissimo avanti e che ha un comune riferimento a quei diritti, quei principi e quei valori che sono esemplati nella Carta dei diritti fondamentali. Allora, precipito alla valutazione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di contratti a termine ci dice chiaramente, l'hanno già detto loro, che queste sanzioni devono essere, che le conseguenze di un abuso di contratti a termine deve essere fronteggiato con misure che abbiano carattere sanzionatorio, che abbiano carattere punitivo, che abbiano carattere deterrente. Allora, questo è un problema, un primo problema per la giustizia costituzionale interna, perché si trova di fronte a una giurisprudenza che ha chiaramente, che chiede un intervento legislativo interno che sia coerente con le indicazioni di principio che ho ricordato, ma anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che presenti appunto un'iniziativa a favore dei lavoratori che sia appunto scoraggiante di ulteriori abusi e soprattutto dia soddisfazione alle pretese essenziali ai lavoratori, che hanno solo quelle per accedere a un'esistenza libera. Incluso a questo va detto, se ci fosse un reddito minimo garantito forse il discorso dovrebbe essere leggermente diverso, ma l'unico modo per accedere a un'esistenza libera e dignitosa in Italia è la stabilizzazione dei precari per quanto riguarda questa fascia di persone. Allora, d'altra parte abbiamo quell'esigenza che certamente c'è, esemplata nell'articolo 97 della nostra Costituzione, per cui l'esigenza di trasparenza, anche qui anti-abusiva, per cui i concorsi in qualche modo assicurano una trasparenza e non solo un meccanismo per piegare l'interesse pubblico invece a necessità locali e razionali. Allora, mi pare che a questo punto noi dobbiamo cercare di sollevare di fronte alla Corte Costituzionale un problema che è un problema di contemperamento di interessi. Cioè, certamente c'è un interesse pubblico ai principi, ai valori stabiliti articolo 97 della Costituzione. L'interesse non potrebbe essere diversamente, perché se lo stesso articolo 4 del trattato stabilisce che l'Unione Europea rispetta gli ordinamenti costituzionali interni secondo il principio dell'alta collaborazione. Ma dall'altra parte abbiamo un'esigenza di ottemperare fedelmente, con lealtà, con coerenza, con razionalità, a precise indicazioni di carattere sovranazionali che riguardano le policy, la governance europea, ma riguardano anche il rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia. A mio parere la proposta di legge dell'onorevole Venturino si muovono nella direzione di offrire una risposta alle indicazioni europee e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Forse, dico qui in conclusione con una breve annotazione, comunque più che altro un suggerimento, si potrebbe fare qualche integrazione di queste proposte di legge mostrandosi più coerenti
coerenti anche con quella giurisprudenza della Corte di Giustizia che ritiene che ci sia un accertamento sulla attitudine lavorativa, sul bagaglio professionale di questi lavoratori che vengono stabilizzati. Questo se non altro per dimostrarsi, diciamo, in una logica di cooperazione con la giurisprudenza costituzionale, ma di ossequio invece agli ordinamenti sovranazionali. Io penso che questa strada sia giusta e che insieme a questo dibattito sul, appunto, questo dialogo tra le corti, all'emergenza di un dialogo delle corti, a carattere sempre più stringente della giurisprudenza della Corte di Giustizia, al fatto che l'Europa ci sta addosso, perché non c'è solo le sentenze della Corte di Giustizia, c'è il pericolo delle procedure di infrazione. E come dicevo prima, il fatto che si mantenga questo grado di segmentazione del mercato del lavoro può dar luogo a procedure di infrazione anche sotto il profilo della competitività e della capacità di sviluppo nel nostro paese, cioè in sede di finanziaria ci diranno che non è possibile, e ce l'hanno già detto, che non è più possibile mantenere questa mina, questo pericolo vagante della rottura della coesione sociale, questo, diciamo, spregio che si fa al capitale umano, questa mancata valorizzazione del capitale umano che si fa con sistemi che non garantiscono i diritti nel mercato dei lavoratori, non garantiscono neanche un lavoro equo e decente per chi è utilizzato da oltre 10-15 anni nel medesimo rapporto di lavoro. Quindi 25 in un certo senso, continuare a ignorare questo problema è, dal punto di vista dei nostri governanti, assai pericoloso. Non ci sono solo problemi finanziari, ci sono problemi di rischiare la credibilità europea. Nel momento in cui ci rimettiamo in Europa cercando di dire la nostra, secondo me dovremo risolvere questa mina vagante, gigantesca, che abbiamo nel nostro cuore.